Ragazzi, adesso i prossimi minuti li volevo dedicare alle ballerine, perché secondo me l'utilizzo della parola ballerina negli ultimi anni è stato un po' associato a un qualcosa sì, una ballerina, come una cosa quasi squallida, superficiale, stupida. Invece la ballerina è una delle cose più dignitose al mondo e soprattutto uno dei lavori o delle passioni più faticose al mondo, perché bisogna iniziare da bambina tutti i giorni, ore e ore e ore e ore. E quella leggerezza e quella delicatezza sta nella grande capacità della ballerina, cioè nascondere tutta la fatica e lo sforzo fisico. Per cui a tutte le ballerine e alle persone che come le ballerine dedicano la propria vita ai propri sacrifici e giorno dopo giorno cercano di imparare, abbiamo queste parole. La danza si impara davanti allo specchio, ore e ore e ore davanti allo specchio. Da ragazzina, quando ero una seria studentessa e poi da adulta come professionista, a lezione, durante le prove, ho imparato che il nostro io, quell'entità nebulosa che si chiama coscienza, esegue nel contempo, vede ogni arco del piede, ogni sguardo, ogni angolo del braccio, ogni rotazione della gamba, ogni sorriso, ogni smorfia, ogni sforzo. Si diventa soggetto e oggetto al tempo stesso. Ho calcolato che in 25 anni di danza ho passato circa 1800 ore a ballare davanti a un pubblico e altrettante 1800 ore a esercitarmi davanti alle immense pareti di specchi, che sono la caratteristica principale di tutte le scuole di ballo. Questa implacabile e intensa esposizione quotidiana ha un forte effetto su quella che si definisce la propria immagine di sé. Al contrario di quanto credono i più, tanto tempo passato a ispezionarsi non favorisce il narcisismo o la vanità, anzi, semmai l'opposto. Ci guardiamo con uno sguardo allenato ad essere critico, competitivo e comparativo. Sì, ogni tanto ciò che si vede è gradevole, bello, qualcosa che vale la pena di guardare, ma molto più spesso è l'immagine di un'imperfezione nel corpo, nella postura, nella tenuta, nel movimento. A dire il vero, spesso può sembrarti che quell'unico difetto annienti tutti i tuoi sforzi e persino tutta la tua esistenza. Lo specchio dimostra l'impossibilità della perfezione. E così ne è nata una bizzarra intimità. Continuavo invariabilmente a plasmare, cambiare, migliorare, rinnovare me stessa, mentre lo specchio si erge a un giudice come Dio.